pizza. Come fare il lievito di birra in casa con la birra? Lievito di birra fatta in casa? Lievito di birra, ecco come farlo con 3 soli ingredienti. Lievito di birra fatto in casa. Come sostituire il lievito di birra? Ecco, appunto. Ciao a tutti ragazzi, oggi farò un video un po' diverso e peraltro sarò anche, penso, abbastanza breve. Ora, il problema di questi giorni qual è? Che non si trova il lievito di birra nei supermercati. Ora, non trovando il lievito di birra nei supermercati, c'è un sacco di gente che cerca di creare qualche sostituto in casa. E ora, in questi 2-3 giorni, ne ho lette e viste di cotte e di crude. Ho gente che addirittura mischia e crema al tartaro, bicarbonati, e succo di limone, e polvere lievitante per torte con succo di limone. Cioè, sono tutte cose che non fanno fare né il pane e nella pizza. Addirittura ne ho vista una che preparava con farina e birra e il lievito di birra. Cioè, è la scenetta che ho preparato io con mio fratello Pino lo scorso anno quando abbiamo fatto il pane veloce con il lievito di birra. Però mio fratello è cretino, è una scenetta comica, è fatta per ridere. E peraltro ora vi lascio anche il link in descrizione, qui. Ora, gli agenti lievitanti si sviluppano anidride carbonica, come tecnicamente fa il lievito di birra o anche il lievito naturale, però non oltre ai lieviti freschi, oltre a sviluppare l'anidride carbonica, producono altri processi che sono totalmente differenti a ciò che può produrre un normale lievito chimico. Ora, cosa si può fare realmente per sostituire il lievito di birra? Potete preparare del buono e sano lievito naturale. Peraltro in questi giorni è probabile che invece di impiegare 15-20 giorni possa anche impiegare 10-15 giorni. Peraltro qualcuno mi ha scritto facendomi vedere che già in 9 giorni ha l'impasto di acqua e farina che praticamente raddoppiava di volume. Perciò la cosa potrebbe essere parecchio semplice. Inoltre vi metterò nell'info box e nelle schede come che si realizza. E dopo di questo ragazzi non ho più nulla da dirvi, ci vediamo nel prossimo video. Spererei prima che finisca la settimana di caricarne un altro. Nel caso non ci dovessimo sentire, vi auguro una buona Pasqua, anche se in casa, a tutti. Ciao ciao.